Secondo intervento, quindi a cura di Ispra, Magaletti Tunesi, parlano entrambi. Monitoraggio e valutazione della qualità degli ambienti marini e marino-costieri e della biodiversità marina nel contesto nazionale e internazionale, sinergie e prospettive in ambito SNPA. Buongiorno a tutti, sono Enrica Magaletti, faremo un intervento a quattro mani. Io focalizzerò il mio intervento sull'aspetto monitoraggio e valutazione della qualità degli ambienti marini e marino-costieri. Leonardo Tunesi invece avrà un focus più specifico sulla biodiversità marina e le relazioni tra strategia marina. Si sente poco? Se mi avvicino si sente meglio? Ok. Scusate, è un focus su biodiversità, le interazioni tra strategia marina, direttiva habitat e direttiva uccelli. Allora, di cosa parleremo in questa prima parte della presentazione? Con riferimento in particolare alla 2060, alla strategia marina e al contesto mediterraneo. Ci tenevo a iniziare con il contesto mediterraneo, di cui generalmente parliamo molto poco, ma invece considero molto rilevante. Quindi, Convenzione di Barcellona, UNEP MAP, a che punto siamo? Cosa ci lasciamo alle spalle e verso dove stiamo andando? L'implementazione della 2060, anche qui cosa è stato fatto negli ultimi anni e cosa ancora, quali sono le questioni ancora rimaste aperte? E infine la strategia marina, che forse adesso è il blocco, insomma, più corposo e più impegnativo sia per noi che per le agenzie, con un occhio particolare alle sinergie attuali e future su cui dobbiamo concentrare i nostri sforzi. Allora, questo dicevo è il contesto normativo. In ambito mediterraneo abbiamo la Convenzione di Barcellona, il Mediterranean Action Plan del Programma Ambientale delle Nazioni Unite e, da ultimo, importantissimo, l'Ecosystem Approach. A livello nazionale abbiamo come riferimento per questa presentazione sia il decreto 152 del 2006 sia il 190 2010 di recepimento della direttiva quadro sulla strategia marina, e queste due direttive europee centrali in campo marino. Allora, iniziamo dalla Convenzione di Barcellona. Come sapete, è stata adottata nel 76, è entrata in vigore nel 78, è la prima convenzione regionale. Noi siamo arrivati prima di Ospar, prima di Helcom, quindi prima del Baltico e prima del Nord Atlantico. Ovviamente abbiamo avuto delle difficoltà maggiori rispetto a loro per le complessità sociali e economiche del nostro Mediterraneo, ma è stata una convenzione molto all'avanguardia per i tempi. In questa convenzione vengono identificate le principali fonti di inquinamento nel Mediterraneo, viene promossa la cooperazione scientifica e tecnologica, è evidenziata la necessità, e ora viene attuata questa necessità del monitoraggio, e c'è questo concetto forte del Mediterraneo come patrimonio comune anche ambientale. È stata emendata nel 1995 con delle importanti migliorie: un'introduzione del principio precauzionale, l'eliminazione delle fonti di inquinamento quale target finale, ed è stata estesa la sua applicazione anche alle acque costiere. Dove siamo? Allora, il Mediterranean Action Plan dell'UNEP è stato creato da oltre 40 anni, quindi abbiamo monitoraggio e valutazione della qualità degli ambienti marini e costieri del Mediterraneo da oltre 40 anni, con delle sfide evidenti che sussistono ancora adesso: la confrontabilità degli approcci, la disponibilità e la qualità del dato, che ovviamente è molto eterogenea. Cosa è successo nel 2008? Quello che è successo a livello europeo è stato traslato, anche se in maniera più alleggerita, ma non molto, a livello mediterraneo, con l'approccio ECAP, Ecosystem Approach, che è stato recepito dai paesi contraenti, quindi inclusa l'Italia, e anche l'Unione Europea è parte contraente della Convenzione di Barcellona. Nel 2016, con la decisione 227, è stato approvato il documento Integrated Monitoring and Assessment Program, quindi c'è un programma integrato di monitoraggio e valutazione della qualità dell'ambiente marino mediterraneo e dell'ambiente anche costiero, con dei criteri di assessment che ripercorrono molto quelli che sono presenti nella direttiva strategia marina, basato appunto sull'ECAP approach. Recentemente è stato pubblicato il primo Quality Status Report del Mediterraneo, potete consultarlo su internet. Non è particolarmente eccitante perché ci sono ancora molte lacune, però tutti i principi sono lì, ci sono ancora grossissime lacune nei dati.
Quello che c'è già inserito in maniera molto chiara e evidente sono i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, che quindi sono confluiti all'interno di questo approccio di monitoraggio e valutazione. E questi nel 2019-2023 sono gli step futuri. Ve lo volevo far vedere anche per riflettere insieme sul fatto che gli sforzi enormi che vengono condotti anche dalle agenzie a livello di monitoraggio poi confluiscono in un contesto ben più ampio di quello nazionale, che richiede anche un confronto internazionale molto, molto intenso, e i nostri sforzi sono anche tesi all'allineamento di queste esigenze internazionali rispetto a quello che viene fatto poi a livello nazionale. Molto brevemente, questo è il documento IMAP, il documento del monitoraggio e valutazione. Come vedete, vi ho messo tutti gli ecological objectives, sono essenzialmente quelli della strategia marina dall'1 all'11, dalla biodiversità al rumore sottomarino. Quindi c'è grande linearità tra l'approccio europeo e quello mediterraneo, e quindi i nostri sforzi possono e devono essere utilizzati per varie esigenze a livello nazionale e internazionale. Un altro esempio molto schematico: eravamo qui nel 2005, sempre a livello MedPol, con il trend monitoring, con i parametri legati ai contaminanti, con gli effetti biologici. C'era anche un lavoro a cui abbiamo molto contribuito come Italia sull'eutrofizzazione, ma nel 2005 eravamo qui. E questo è quello che abbiamo adesso con l'approccio ECAP, 27 indicatori. Quindi questa complessità che stiamo vivendo a livello nazionale c'è anche a livello internazionale, e sono sfide molto grosse. Ora accantoniamo per un attimo il Mediterraneo, parliamo brevemente della 2060. Allora, a che punto siamo arrivati? Nel 2018, quest'anno, è stata pubblicata la decisione sui metodi di classificazione ecologica, e quindi ora stiamo lavorando al conseguente aggiornamento del nostro decreto ministeriale 260/2010 sulla classificazione. È stato fatto tanto. Nel 2005 abbiamo iniziato con i primi esercizi di intercalibrazione a livello mediterraneo, i famosi MED-GIG, sugli approcci alla classificazione dello stato ecologico per i quattro elementi di qualità biologica. ISPRA, come sapete, è stata coinvolta in prima persona in questa attività. Ci sono voluti un po' di anni, ecco, abbiamo iniziato nel 2005, abbiamo terminato nel 2018, forse non a caso la Commissione europea per la strategia marina ha previsto dei meccanismi meno rigidi, perché è stato un lavoro molto impegnativo che ha preso molto tempo, ma ci siamo ormai, quindi abbiamo gli strumenti per la classificazione dei 4 EQB per le acque costiere, ovviamente soltanto stiamo parlando oggi, fitoplancton, macroalghe, angiosperme, macroinvertebrati bentonici. Se non erro, proprio ieri al Ministero dell'Ambiente c'è stata una presentazione delle linee guida sugli strumenti di classificazione. Cosa è rimasto ancora da fare per la direttiva 2060? Un aspetto che già è stato, direi, sviscerato per le acque interne, ma che dobbiamo ancora affrontare per le acque marino-costiere, è l'identificazione dei corpi idrici marino-costieri fortemente modificati e un'associata definizione del buon potenziale ecologico, perché, come sapete, per questi corpi idrici si parla di potenziale ecologico. E di questi giorni una richiesta della direzione STAT del MATM di istituire dei tavoli tecnici, di avere dei nominativi di esperti che possano affrontare questi temi. L'altro grosso aspetto ancora da chiudere è il discorso degli elementi chimico-fisici a supporto degli elementi di qualità biologica, un accenno, nutrienti e cubi fitoplancton. Anche qui è stato istituito un tavolo tecnico da parte del MATM e dobbiamo cercare di chiudere in tempi anche molto brevi, ovviamente tutto questo in collaborazione con le ARPA, perché non è un lavoro che si può e che si deve fare da soli. Questo volevo dire per la 2060, per sintetizzare tutto il percorso fatto e che cosa è rimasto ancora aperto, perché ci sono questi due aspetti importanti ancora aperti. Arriviamo alla direttiva strategia marina, su cui abbiamo delle presentazioni più tardi, quindi io accennerò soltanto a quello che ha fatto ISPRA intanto in questi anni, perché nel 2012 è stato inviato alla Commissione europea il primo report della strategia marina.
dove siamo stati noi, cosa abbiamo fatto dal 2012 a oggi, perché è un periodo in cui abbiamo avuto delle interazioni ma forse non sufficientemente strette col mondo delle ARPA. Stiamo lavorando alacremente alla predisposizione del reporting comunitario che dobbiamo fare nel 2018, come sapete, ed è di questi giorni un'interlocuzione molto attiva col Ministero dell'Ambiente. Abbiamo partecipato a molti tavoli comunitari, ecco, noi siamo molto presenti a livello di Unione Europea. Sì, anche perché la mia voce non è proprio stentorea. Allora, siamo molto presenti a livello di Unione Europea, di tavoli comunitari, e questo ci aiuta anche a capire da dove derivano certe scelte che poi troviamo riflesse nella nuova decisione, ad esempio del 2017, confrontarci con esperti stranieri per affrontare in maniera coordinata e confrontabile a livello di ambizione e di qualità tecnico-scientifica alcune grosse sfide, tra cui l'individuazione di valori soglia. Oggi non entreremo nel merito, ma sapete che poi sono questi gli elementi su cui ci dobbiamo cimentare. Dove siamo stati in Europa? Noi siamo presenti nel gruppo di lavoro DAIC, che è Data Information Knowledge Exchange, Data, il task group Noise, che è quello legato al rumore sottomarino, il task group sui rifiuti marini, è di questi giorni una prima riunione sulle specie non indigene, e sarà attivato a brevissimo un nuovo tavolo sul descrittore 6, sull'integrità del fondale marino, che è un argomento molto aperto e molto difficile da approcciare anche da parte degli altri paesi, insomma ci siamo già confrontati. Abbiamo anche partecipato a delle riunioni sulla revisione della decisione della Commissione, in particolare sul D1 e il D5. E alle prime riunioni di coordinamento subregionale. Abbiamo partecipato a una riunione con Francia e Spagna, a breve dovremmo averne una con Slovenia e Croazia. Siamo nel processo ECAP, ci sono tre cluster che vi ho elencato, quindi Convenzione di Barcellona, ci sono degli importanti progetti europei, ad alcuni di questi partecipate anche voi, e secondo noi è molto importante essere nei progetti europei che facilitano l'implementazione della direttiva strategia marina, perché spesso ci sono dei partner che magari non sono coinvolti nel processo di implementazione a livello nazionale. È importante che ci siamo insieme come SNPA in questi progetti. Sapete che abbiamo predisposto gli standard informativi, abbiamo lavorato al SIC, il sistema informativo centralizzato, e un'attività molto corposa è stata quella di formazione degli operatori delle ARPA preposte alle attività di monitoraggio. Molto brevemente, questi sono i corsi che conoscete bene, che sono stati attivati da ISPRA, alcuni solo in e-learning, altri in laboratorio anche sul campo. Si va dai rifiuti spiaggiati alla colonna d'acqua, al riconoscimento di specie non indigene. Abbiamo avuto due momenti a dicembre sulla gestione del flusso dati e monitoraggio dei contaminanti. Alla fine ci sono stati 972 partecipanti a questi corsi per un totale di 478 ore di formazione. È stato un impegno grosso per ISPRA, riteniamo che sia importante andare avanti su questa attività, sia a livello di formazione sia a livello di confronto su aspetti più tecnici. Due parole sul SIC. Cosa c'è nel SIC adesso e cosa ci sarà a breve, insomma, entro il reporting dell'ottobre 2018. Vi sono delle guide metodologiche per il monitoraggio e gli standard informativi in formato Excel, quindi voi potete scaricare gli standard informativi con un data dictionary e una guida alla compilazione. Potete caricare gli standard informativi con i vostri dati di monitoraggio e usufruire di un controllo di qualità, però solo formale, quindi legato al format, ad esempio, del numero. Dovremo ragionare molto insieme sui controlli successivi, ma ne parlerò nelle ultime diapositive. E il terzo blocco è la consultazione dei dati di monitoraggio con WebGIS e la pubblicazione di servizi web conformi a Inspire. Questo è quello su cui dovremo lavorare per creare poi il pacchetto da inviare alla Commissione Europea, perché i dati poi devono essere conformi a determinati requisiti dettati da Inspire.
Il ciclo lo conoscete bene, di implementazione della strategia marina, quindi noi adesso siamo nel 2018, assessment, verifica del raggiungimento del GES o ipotesi relative al suo raggiungimento nel 2020, perché l'obiettivo è il 2020, verifica del raggiungimento dei traguardi ambientali nel 2018 e stiamo lavorando, dobbiamo lavorare anche alla formulazione eventuale di nuovi GES e nuovi target rispetto a quelli che abbiamo nei decreti vigenti. Dovremo lavorare insieme alla redazione dei programmi di monitoraggio prevista per il 2020, questa è una delle attività che richiederà sicuramente una sinergia importante fra di noi. Nel 2021 abbiamo la scadenza successiva sui programmi di misura. Un esempio di quello che è il reporting su cui stiamo lavorando noi adesso, volevo solo darvi un accenno per spiegarvi che non ci sono più i paper report del 2012, è molto più asciutto, è molto più analitico, sono dei file Excel con delle domande molto secche che richiedono delle risposte molto secche, ma alla cui base c'è un lavoro enorme, come potete immaginare. Quindi abbiamo per ogni marine reporting unit l'elemento, il criterio, il parametro, il valore, soglia per ciascuno di questi, se il GES è stato raggiunto o no a livello di criterio, e questa domanda, la domanda a questa risposta è obbligatoria, se il GES è stato raggiunto o no a livello di descrittore, questo non è obbligatorio, probabilmente lo lasceremo per ora in sospeso, e questo per 11 descrittori, quindi è un lavoro sicuramente imponente che deve usare la vostra grossa mole dei dati, ma dobbiamo arrivare poi alla fine a questo risultato. Questo per dirvi che c'è il monitoraggio, c'è la valutazione. Sono rimasti disgiunti finora, dobbiamo lavorare insieme perché devono dialogare questi due aspetti, perché il monitoraggio, dico banalità, ma il monitoraggio è funzionale alla valutazione, quindi questo nel nostro lavoro futuro lo dobbiamo avere bene in mente. Qual è l'iter? La predisposizione di questi documenti ovviamente passa per il Ministero dell'Ambiente, arriveranno al comitato tecnico, ovviamente non in forma tabellare ma in forma molto più descrittiva. La consultazione al pubblico, a seguito degli esiti della consultazione al pubblico ritorna al comitato tecnico, conferenza unificata Stato-Regioni, l'obiettivo è l'invio del reporting alla Commissione Europea entro il 15 ottobre, quindi abbiamo dei tempi molto serrati. Le ultime diapositive su questo tema, come ha già accennato il direttore in apertura, stiamo ragionando sui gruppi di lavoro da inserire nei vari TIC. La proposta ISPRA, con alcuni di voi già mi sono confrontata, è di istituire, perché ne sentiamo fortemente l'esigenza, un gruppo di lavoro dedicato alla strategia marina, vista la complessità, l'articolazione del tema. La finalità è appunto l'approfondimento in ambito SNPA, che conduciamo per la prima volta in maniera sistematica e integrata, di tutte le tematiche relative a monitoraggio e valutazione della qualità dell'ambiente marino e marino costiero nel quadro della direttiva strategia marina, per condividere approcci, strategie e risultati a livello di sistema. Questo è l'obiettivo del gruppo di lavoro. All'interno di questo obiettivo molto ampio possiamo iniziare a delineare una serie di linee di attività che comunque dobbiamo condividere con voi, questi sono i primi spunti per una discussione futura, approfondimenti tecnico-scientifici sulle metodologie di riferimento attualmente in uso per il monitoraggio, la definizione, questo è un aspetto cruciale, del flusso di trasmissione dati e la modalità di validazione dei dati, questa è un'altra cosa che dobbiamo discutere insieme, su cui dobbiamo trovare una soluzione insieme. La condivisione di strategie di indagine, quindi strategia di monitoraggio e gli strumenti di valutazione che servono poi a veicolare i risultati alla Commissione Europea. La revisione delle attività di monitoraggio e pianificazione del prossimo decreto monitoraggio, perché sarà un decreto del 2020, la proposta deve venire secondo noi come SNPA, i tempi ci sono per iniziare a lavorare per questo obiettivo. Le esigenze di formazione, ovviamente noi ci saremo ancora, sappiamo che ci sono nuove attività, ne parlerà Leonardo, legato più a un discorso habitat uccelli, ci sono delle attività di monitoraggio nuove per le ARPA su cui noi possiamo dare un contributo a livello formativo. La ricerca finalizzata,
legata all'implementazione strategia marina, partecipare insieme a delle call che stanno uscendo anche in questo periodo per la finalità comune che abbiamo di implementazione di questa direttiva. Finisco dando la parola a Leonardo, spero di non aver sforato troppo. Sinergie e coerenza nell'applicazione delle principali direttive, questa è un'esigenza che sta su tutto, quindi noi lo stiamo facendo per 2060 strategia marina, in particolare per il D5 e i contaminanti, per l'autorizzazione e contaminanti, ma questa esigenza di integrazione anche per ottimizzare le risorse economiche e strumentali. Le sinergie tra le varie direttive, quindi in particolare strategia marina, direttiva quadro europea sulle acque, direttiva uccelli, direttiva habitat. Su questi filoni di attività comune avremo modo, se lo vorrete, di parlare nei prossimi giorni. Io volevo solo segnalare alcuni suggerimenti che poi possono essere modificati, possono essere aggiornati. Grazie, passo subito la parola a Leonardo.